Dove c'è impresa, c'è vita. Appuntamento settimanale con la CNA di Ferrara per parlare di donne e uomini che inventano, sperimentano, innovano, accettano le sfide e molto spesso le vincono. Ben ritrovati all'ascolto di Dove c'è impresa, c'è vita, il programma di Radio Dolce Vita realizzato in collaborazione con CNA di Ferrara. Tutti i sabati alle 13.10 e in replica il mercoledì alle 19.10 incontriamo gli artigiani ferraresi, gli imprenditori ferraresi, le aziende ferraresi. Oggi è con noi Chiara Mascellani, che è un'insegnante di scuola materna. E vista la premessa del programma, ci si domanderà cosa ci fa un insegnante di scuola materna all'interno di un programma che parla di imprese, di imprenditori e di aziende. Perché in realtà Chiara Mascellani è anche un'imprenditrice che ha un nome d'arte anche, che è Chiara Delle Torte, perché evidentemente l'ambiente di lavoro ha condizionato Chiara al punto tale che, essendo sicuramente un'ottima pasticcera, l'ha portata ad aprire un'azienda che è specializzata in creatività, in dolci creatività, dico bene Chiara? Esatto, mi occupo di cake design e lo faccio da un po' di anni. La passione è nata quando ero bambina, in realtà, per quello che riguarda i dolci. E poi, come capita a tutte quelle che finiscono per aprire un'attività come la mia, è nata con mio figlio. Quando mio figlio era piccolino, ho cominciato a creare delle torte per lui. Era un momento in cui andava molto di moda il cake design con la pasta di zucchero, per cui ho detto mi cimento. Sono una persona ovviamente molto creativa di natura, ho preso dalla mia mamma che è altrettanto creativa. Ho cominciato a fare le torte per lui e i compagni di scuola, le mamme dei compagni durante le feste hanno cominciato a notare le mie torte, ad apprezzarle anche nel sapore e quindi hanno cominciato a chiedermi di averle anche loro. Tutti avrebbero voluto avere delle torte, per cui mi sono detta a un certo punto, ma perché non aprire un'attività? Mi sono informata e ho scoperto che esistono le IAD, che sono imprese alimentari domestiche, anche chiamate home food. E quindi mi sono rivolta al CNA, dove vado da diversi anni, e mi hanno aiutato ad aprire. Sono stati bravissimi, perché aprire una IAD non è semplicissimo in Italia. Le normative sono un po' complicate e invece loro sono riusciti, insomma, a risolvere tutte le varie problematiche e in pochi mesi mi hanno aiutato ad aprire. Qual è la filosofia di Chiara Delle Torte, ad esempio, sugli ingredienti da usare? Allora, io solo ingredienti eccezionali. Sono un insegnante di scuola materna, quindi ovviamente non ho tanto tempo da dedicare alle torte, ma il tempo che dedico alle torte e la passione che ho mi porta a voler eccellere. Questo assolutamente. Dedico molta attenzione alle materie prime, alle preparazioni e alla realizzazione della decorazione, che secondo me deve essere super personalizzata. Per distinguersi, secondo me, questa è la cosa importante. Come piccola impresa, secondo me, questo è il plus. Quali sono le tematiche, Chiara, che vengono richieste maggiormente per le torte di compleanno? Allora, se devo fare una classifica, in cima alla classifica ci sono le torte unicorno. L'unicorno va veramente per la maggiore, sia proprio la torta a forma di unicorno che la torta con degli unicorni sopra. Quello è il primo in classifica. Poi devo dire che mi hanno chiesto un po' di tutto, dalla borsa di Witton riprodotta a personaggi ovviamente dei cartoni animati, fino ad arrivare a mongolfiere, veramente un po' di tutto. Quindi grande fantasia, grande creatività. In quali occasioni vengono richieste le tue torte? Sicuramente abbiamo detto i compleanni, ma ci sono anche altre occasioni? Compleanni, battesimi, cresime, matrimoni. Quando c'è da festeggiare mi chiedono. Ma anche cose piccole, la festa del papà, la festa della mamma, fra poco ci sarà Pasqua, cerco sempre di fare delle proposte un po' particolari, un po' divertenti, e però sempre il punto principale è la personalizzazione, non mi piace standardizzare. Quindi ogni torta, diciamo, è una piccola opera d'arte che finisce il tempo praticamente di scartarla e di offrirla agli ospiti, però insomma ogni tua torta è fondamentalmente un pezzo unico. Sì, tendenzialmente sì. Perfino le torte unicorno, che volendo potrebbero essere abbastanza uguali tra loro, io cerco sempre di dare un dettaglio, magari nel colore, magari nella decorazione, sempre personalizzato. E poi mi piace molto che i clienti mi raccontino
quando mi chiedono una torta per o il papà o il nonno o un figlio, che mi parlino di questa persona, che mi dicano le loro passioni, quello che gli piace fare. A volte usiamo delle fotografie. Secondo me, più si va nel dettaglio, più quella persona riceve non solo una torta, ma proprio un ricordo che si porta dietro, un'emozione. Secondo me è la cosa più bella. A proposito di ricordi, Chiara, fai una foto alle tue torte, cioè conservi un'immagine di questi tuoi prodotti? Allora sì, ovviamente cerco di fotografarli, qualche volta mi dimentico perché a volte ci sono un po' più ordini, le conservo e poi le pubblico a una pagina su Instagram che appunto si chiama Chiara delle Torte, ne ho anche una su Facebook, ma lì non sono brava, lì non, non sono sempre molto tempestiva nella pubblicazione, però Instagram, se uno vuole vedere le mie creazioni, lì trova veramente un po' tutto. Ecco, abbiamo parlato di ingredienti selezionati e abbiamo parlato anche di grande creatività nella produzione delle torte, al punto che ci dicevi, appunto, che ogni torta è un singolo pezzo che poi non viene più riprodotto. Per quanto riguarda invece i gusti dei tuoi clienti, quali sono i gusti che vanno di più? Non so, torte alla vaniglia piuttosto che allo zabaglione? Allora, sono torte particolari. Siccome stiamo parlando di cake design, è un tipo di pasticceria che viene dall'estero, arriva dall'America, dall'Inghilterra, dal Sud America, dove ovviamente i gusti sono diversi dai nostri, ogni paese ha il suo gusto nel dolce. Quindi io ho dovuto trovare la quadra per offrire un prodotto che però avesse un gusto italiano. E quindi il tipo di torta non è il classico pan di Spagna che viene bagnato, ma è una torta che nel sapore ricorda il pan di Spagna. Può essere sia alla vaniglia che al limone che al cioccolato, quindi diciamo ci sono più scelte di base. E poi dentro ci possiamo sbizzarrire perché in realtà ha mousse di vario tipo. Quella che va per la maggiore è una mousse al mascarpone con i lamponi, la granella di pistacchi e le gocce di cioccolato. Questa proprio di solito fa colpo, però ce ne sono tante. Vi ricordo che siete all'ascolto di Dove c'è impresa, c'è vita, il programma di Radio Dolce Vita realizzato in collaborazione con CNA di Ferrara, dove incontriamo gli imprenditori del nostro territorio. Oggi è con noi Chiara Mascellani, in arte Chiara delle Torte, che è un'insegnante di scuola materna che in realtà da diverso tempo ha aperto un'azienda casalinga, una sorta di pasticceria su misura, quindi veramente un atelier della torta. E Chiara ci stava dicendo che realizza questi dolci in casa con grande fantasia, su richiesta naturalmente dei clienti, li personalizza al 100% e ci ha detto anche che alcuni dei gusti che lei propone sono tra i più graditi dai suoi clienti. Quanto tempo serve, Chiara, per fare una torta, ma soprattutto quanto tempo prima te la devono richiedere e ordinare i tuoi clienti? Io consiglio sempre di richiederla appena sanno di avere qualcosa da festeggiare, quindi quando hanno una data, se ci tengono e vogliono essere tranquilli di avere la possibilità di avere una delle mie creazioni, di prenotarsi subito, fermare la data. Il minimo, secondo me, è almeno un paio di settimane. Una settimana prima, se hanno bisogno di qualcosa all'improvviso, possono provare a chiedere. Non garantisco però, perché ovviamente le richieste sono tante, il tempo, come dicevo, non è tantissimo e io dedico veramente ad ogni creazione tanto tempo, perché secondo me ogni creazione merita di essere seguita con attenzione. Quello che ogni tanto mi capita è che qualcuno mi telefoni da un giorno all'altro e mi chieda una torta per il giorno dopo, 2 giorni dopo. Questa cosa non è assolutamente possibile. Quindi mi viene da pensare che acquisti anche gli ingredienti per produrre la torta nel momento in cui ti viene ordinata. Dipende chiaramente dal tipo di ingredienti. Se stiamo parlando di un cioccolato, il cioccolato chiaramente viene acquistato ogni tot tempo, ma gli ingredienti, diciamo, per la creazione della torta vengono acquistati pochi giorni prima, un paio di giorni prima, 2 giorni prima. Serve una grande attrezzatura per produrre queste tue torte? Allora, diciamo che io ho più attrezzatura di quello che serve. Perché sono molto precisina, mi piace avere tutte le comodità possibili o quello che mi può aiutare. Per cui io ho preso un abbattitore anche se non era strettamente necessario, ho 2 o 3 planetarie, ho tutta la mia attrezzatura, ne ho veramente tanta. Non è strettamente necessario avere tutta questa attrezzatura, però mi agevola nel lavoro, per cui io ho investito molto nelle attrezzature, sì. Quante torte sei in grado di produrre, diciamo, in un mese più o meno?
È difficile da dire perché dipende dalla dimensione delle torte e dal tipo di decorazione che viene richiesto. Se sono torte semplici possono anche essere tante, ma io vado da torte che possono essere da 8, 12 persone, 15 persone, a torte anche da 80, 90 persone, per cui non riesco a dare un numero preciso. Quindi 80-90 persone, parliamo chiaramente anche di eventi importanti con molti invitati. Matrimoni, qualche battesimo, mi è capitato anche con 70-80 persone, sì. Come si prepara una torta per 80 persone? Come si prepara? Si lavora sodo nei due o tre giorni precedenti. Le parti che possono essere preparate in anticipo di solito sono le decorazioni, magari i fiori in pasta di zucchero o delle decorazioni che vanno messe sulla torta, quelle vanno preparate in anticipo perché devono asciugare e indurire, quindi di solito una settimana, 10 giorni prima possono essere preparati e poi uno o due giorni prima si comincia a lavorare, a preparare le basi delle torte, a preparare le farciture, farcire, stuccare e poi quando sono molto grandi si consegnano e si montano in loco. Per quanto riguarda le guarnizioni, ecco, passami questo termine, anche le personalizzazioni, ecco, come vengono realizzate? Sono in pasta di zucchero, vengono realizzate a mano, quindi si possono avere decorazioni tridimensionali, animaletti, persone, caricature di persone, ci sono tantissime possibilità e niente, vengono realizzate con la pasta di zucchero e lavorate con le attrezzature idonee per appunto la decorazione. È un po' come uno scultore, ci sono attrezzi simili. Quindi tu produci proprio anche le... Tutto, io produco tutto. Se c'è un macaron sopra la torta l'ho fatto io, se c'è una meringa l'ho fatta io. L'unica cosa che si può trovare sopra che non ho fatto io può essere una liquirizia oppure può essere un cioccolatino. A volte faccio anche quelli. Complimenti. Ci tengo che sia tutto fatto da me. Siamo in chiusura del nostro programma di oggi, con noi oggi Chiara Mascellani, insegnante di scuola materna ma anche pasticcera per passione e anche professionalmente, va detto, perché è titolare di Chiara delle Torte e quindi ha una pasticceria casalinga. Adesso questo forse non è una definizione giusta, ma si occupa di produrre torte su misura, chiamiamole così, fatte in casa. È regolarmente naturalmente iscritta alla Camera di Commercio con partita IVA, è una forma nuova, insomma, che da qualche anno si sta diffondendo anche in Italia, quella praticamente della produzione di cibo in casa. Esatto, il nome specifico è proprio IAD, impresa alimentare domestica o home food, e ha una normativa europea, si sta diffondendo in Italia, ce ne sono tante, siamo delle piccole pasticcerie in piena regola. Non abbiamo una vetrina perché ovviamente siamo in casa, per cui la nostra vetrina sono i social ed è dove ci facciamo vedere. Io ho una pagina Instagram, si chiama Chiara delle Torte. Lì potete trovare tutte le mie creazioni e se volete provarle mi potete contattare privatamente. C'è proprio il tasto che invia direttamente al mio WhatsApp, per cui mi potete trovare facilmente. Quindi chi si fosse incuriosito da quanto ci ha raccontato Chiara e volesse vedere le torte lo può fare sia su Instagram che su Facebook, dicevi? E naturalmente contattarla e a quel punto richiedere la torta dei propri desideri. Esatto. Chiudiamo qui il nostro programma di oggi. Ringrazio Chiara delle Torte per essere stata con noi. L'appuntamento è alla prossima puntata di Dove c'è impresa c'è vita, il programma di Radio Dolce Vita che viene realizzato in collaborazione con CNA di Ferrara. Grazie a voi. Avete ascoltato? C'è impresa, c'è vita. Appuntamento settimanale con la CNA di Ferrara per parlare di donne e uomini che inventano, sperimentano, innovano, accettano le sfide e molto spesso le vincono.